a tutte. Nel video di oggi vi volevo parlare di due marche di filato che ho utilizzato, che ho avuto modo di utilizzare, quindi di testare nelle lavorazioni a chiacchierino. Le marche che voglio confrontare sono la Titan Wool, che è questa qui, ed è filo di Scozia 100% cotone numero 5, e la Sesia, che è questa qui. Il cotone è sempre numero 5 ed è un cablé. In questo video volevo spendere qualche parola per fare un confronto tra i due. Sono dei, come vi ho detto, dei filati che io ho già lavorato. Nello specifico, il rosa salmone chiaro a sinistra probabilmente non vi dice niente, ma ve lo riporto in video perché è della stessa marca di quello che ho utilizzato per fare gli orecchini Grace, di cui ho già messo il video tutorial in rete qualche tempo fa. Mentre il Sesia, quindi quello rosa salmone scuro, che è quello alla mia destra, è il filo che ho utilizzato per realizzare gli orecchini a forma di fiore, un video tutorial più recente. Vi volevo parlare di questi due fili a confronto. Io sono consapevole del fatto che probabilmente le marche di filo, a differenza, non so, ad esempio delle marche di perle e quant'altro, sono delle cose più variegate, quindi magari non in tutte le città si trovano le medesime marche. Però io volevo fare un confronto tra queste due marche che ho trovato, che ho potuto acquistare nella mia città e che ho utilizzato per dei lavori. Sono due marche con un prezzo pressoché confrontabile, se non sbaglio, sono entrambi attorno ai 3,50-4 euro, adesso non ricordo con esattezza. Come peso mi pare di ricordare che anche qui i due gomitoli hanno lo stesso peso, solamente che ah sì, anche qui abbiamo 50 grammi. Abbiamo 50 grammi il Sesia e 50 grammi il Titan Wool. Solamente sembra più grande perché il gomitolo alla mia sinistra non è stato ancora utilizzato, è un gomitolo nuovo, mentre il gomitolo alla mia destra è già stato utilizzato per realizzare diversi lavori, quindi è molto meno. La misura è identica, abbiamo in entrambi i casi un cotone numero 5. Però io ho notato alcune differenze. Alcune differenze che propendono verso il Sesia per alcune caratteristiche, ma complessivamente io propendo per il Titan Wool perché l'ho trovato migliore nella lavorabilità e nel risultato finale. Comunque, il pregio che ho trovato nel Sesia, sicuramente i colori. Perché adesso io non ho modo di farvi vedere i colori, la palette di colori che la Sesia propone in questa misura, però sono colori piuttosto particolari, c'era questo rosa salmone, un bel punto di blu, dei marroni molto interessanti, quindi ha dalla sua, diciamo, l'assortimento cromatico. E ha dalla sua anche un altro aspetto che è quello della luminosità del filato, perché la luminosità è un po' migliore rispetto a quella del Titan Wool. Il Titan Wool invece ha come punto di forza quello del tipo di filato, della lavorabilità del filato. Perché mentre il Sesia, quando noi lo andiamo a lavorare a chiacchierino, tende a separarsi, a sdoppiarsi, adesso ve lo faccio vedere, vi faccio vedere proprio il filo, si riesce a capire già dal filo non lavorato che tende a separarsi, perché non è molto ritorto, vedete già l'estremità si vede separata, non so se riuscite a vedere. Tende a sdoppiarsi come filato proprio perché non è molto ritorto anche quando infilate il filo. Capita spesso che il filo si sdoppi, vedete?
Nel caso del Tetanvulo invece questo si verifica molto meno. Vi faccio vedere un gomitolo già aperto, però di cui non ho la fascetta. Questo non avviene perché è molto molto ritorto, vedete? Ve li faccio vedere vicini. Sono gli stessi fili, stessa misura, però uno si sdoppia e l'altro no. Quindi in una lavorazione come quella a chiacchierino, in cui si capitano dei punti in cui il filo, come nei picot ad esempio, è a vista, non è lavorato, diciamo, è liscio, avere un filato che soprattutto nelle curve si sdoppia non è il massimo. Quindi se da una parte il sesia presenta una luminosità molto, molto bella, una gamma di colori molto interessante. Secondo me il Titan Wool risulta comunque più lavorabile, seppur più limitato, perlomeno nella mia città è limitato l'assortimento cromatico, risulta migliore per quanto riguarda la lavorazione a chiacchierino. Magari il sesia utilizzato per delle lavorazioni, ad esempio uncinetto, in cui non è richiesta una, diciamo, un'alta definizione, definiamola così, del filo. Per farvi capire bene, riprendo l'orecchino a forma di fiore che vi ho mostrato nel tutorial precedente e vi faccio vedere che cosa intendo. Vedete il picot? Non so se si riesce a mettere a fuoco bene. Comunque il picot risulta, si separano i fili che compongono il cablè. Non so se lo riuscite, ecco, se lo riuscite a vedere. Vedete? Il picot è sdoppiato perché il filo tende a separarsi, cosa che invece non succede con il Come mi è successo con il Titan Wool. Comunque nel complesso sono entrambi due fili validi, un buon rapporto qualità-prezzo e per il momento sono alcuni di quelli che sono riuscita a testare, a provare. Comunque come avete visto dalle lavorazioni entrambi si comportano bene con il chiacchierino, anche se il Titan Wool si comporta meglio, perché essendo più ritorto non tende a sdoppiarsi nei picot e nella lavorazione, quindi ha questo vantaggio. Niente, spero che questo mio video comparativo, diciamo, come vedete non è un video tutorial, ma ho voluto darvi la mia opinione riguardo a queste due marche di filato. Spero che anche questo tipo di video vi sia stato utile. Per qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, qualsiasi richiesta, non esitate a contattarmi nei commenti o sul blog, che vi ricordo è piccolecreazionicreative.blogspot.it. Vi do appuntamento al prossimo video, al prossimo probabilmente video tutorial. Ciao!